E passo la parola a Giorgio Aglisola. Tocca a me il compito, perdonatemi la voce questa sera non particolarmente brillante, di dire qualcosa dell'arte di Mario. Ma già brillantemente, per alcune intuizioni, c'è stato chi mi ha preceduto e devo dire che innanzitutto io sono qui per un debito di antica amicizia. Ormai sono tanti anni che conosco Mario e che ho naturalmente frequentato la sua casa, conosciuto la sua arte. Ebbene, la prima cosa che mi ha colpito nel suo lavoro in tutti questi anni è la sua versatilità, la sua capacità di fare non dell'arte una vita, ma della vita un'arte. Questo direi che è il nodo fondamentale della sua espressione artistica, la sua capacità di applicarsi a tanti generi, ma soprattutto a tante situazioni, a tanti contesti. Mario è l'artista che guarda una aiuola e pensa già a come deve trasformarla. Dunque, attenzione a questo passaggio che è delicato ma fondamentale. Non si tratta di fare arte e inserirla nella vita, ma di cogliere la vita e rigenerarla. Quando vedrete le sue opere recenti, vi accorgerete che sono dei piccoli, non so come chiamarli, chiamiamoli disegni, non so, sono delle pitture in fondo, ma delle pitture quasi sempre monocromatiche, realizzate come? Con una penna sfera. Vi accorgerete innanzitutto che il lavoro è di una finezza, di una minuzia, di una capacità di cogliere il particolare che è straordinaria, perché l'arte di Mario è un'arte che ha un carattere fondamentalmente fantastico, surreale, sognante, onirico. In questo contesto giocano un ruolo fondamentale alcuni aspetti, per esempio i riferimenti alla sua terra, a questa terra che ritroverete spessissimo, e con essa i collegamenti con l'antico, con la classicità, ma anche col fantastico, i collegamenti soprattutto con una dimensione pensosa, meditativa, una dimensione che improvvisamente, o meglio, direi meno improvvisamente, talvolta persino lentamente, trascina l'osservatore, lo spettatore, dallo stupore del primo sguardo a quello che invece l'atmosfera più, come dire, pensosa e riflessiva di sé, di uno sguardo successivo e più approfondito. Mario è un'arte notevole, di grande intensità, di grande responsabilità. Adesso che andrete a guardare le immagini, per chi non le conosce ancora, soprattutto le recenti, guardatele con questo occhio. Con questo occhio, come dire, attento al particolare che diventa generale e al generale che si recupera nel particolare. Vi accorgerete che c'è un mondo che si svela, che si apre, che è il mondo di Mario, ovviamente, ma soprattutto è il mondo nostro. E questo è il simbolo del vero grande artista.